Allora io ripetere più lentamente. Per esempio, Mustafa, tu comprare casa, pagare casa e casa essere tua. E fino qui? E fin qui. Ecco, da noi casa è tua, ma te tutti gli anni dovrai pagare tassa su casa tua. Ici. Ici, bravo. Ma attenzione, perché se tu morire, potere succedere, no? Toccare palle, ma potere succedere. Se tu morire, fregatura è doppia. Perché tu morto, ma dovere continuare a pagare. Ma il moti non poteva pagare. In Italia sì, si chiama tassa di successione. Come un mutuo di banca? No, il mutuo è quando chiedi soldi alla banca. E come funzionare? Come funzionare? Ancora, ve l'ho già spiegato. Allora, se tu volere i soldi dalla banca, loro dare i soldi e fare un piacere a te, e quei soldi valere 7-8%. Se tu invece avere i tuoi soldi e mettere in banca in conto corrente, fare un piacere alla banca, ma non si sa perché, a quel punto i soldi valere 1-1,5%. Ma allora, e se voi il terzo mondo? Ma scusa, vita in Italia, sede semplice. Tu andare in banca, rapinare e scappare. E se poi qualcuno prendere te, tu aspettare il condono. No, quello non si chiama condono. Quello si chiama indulto.